Giancarlo Giuliani, storico fotografo di Famiglia Cristiana che ha seguito tanti pontefici in giro per il mondo, stamattina all'udienza del Papa, di Papa Francesco, con i media ha avuto il privilegio di salire e di incontrare, di scambiare qualche parola con Papa Francesco. Giancarlo, che cosa vi siete detti? Monsignor Celi mi ha presentato come il decano dei fotografi e io ho detto al Santo Padre che ho iniziato il Concilio Ecumenico e ero contento, felicissimo di finire la mia carriera avendo conosciuto lui, e quindi lui ho seguito molti viaggi, tantissimi viaggi di Giovanni Paolo II per conto di Famiglia Cristiana. Ah, Famiglia Cristiana, bene, bene, bravi, bravi, bravi. Ecco, tu segui i papi da 51 anni, quindi, no? Da oltre mezzo secolo, insomma, diciamo. Mezzo secolo di fotografia religiosa. I papi ho iniziato con Paolo VI a seguirlo, il primo viaggio che ho fatto è stato a Bogotà, in Colombia, e poi sono andato a Fatima, in Turchia, poi ho smesso perché a quei tempi non c'avevo molti soldi, poi ho iniziato la collaborazione con Famiglia Cristiana e Giovanni Paolo II li ho fatti tutti a 104. Ecco, i primi gesti, è lo stile che possiamo vedere in Papa Francesco. Dal tuo punto di vista, di chi deve raccontare con le immagini un Papa, che cosa prevedi? Già ci sono tante novità, vero? Io penso che ci farà delle sorprese. Per noi fotografi sarà... torneremo ad avere... ossia, faremo delle belle fotografie, i suoi gesti spontanei, naturali, eccetera. Per esempio, questa mattina ha accarezzato il cane di un cieco che era andato ad omaggiarlo. È stato simpaticissimo. Poi sono uscito fuori, non ho fatto in tempo a fare la foto, ma lui è andato a piedi tranquillamente, senza macchina, fino a Santa Marta. E credo che per noi fotografi sarà un Papa aperto e sensibile anche alla stampa e ai fotografi, credo. Grazie Giancarlo, grazie.